partita dal maestro Donato Renzetti la stagione concertistica Aretina 2022-2023 promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo e il Comune per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Dopo il grande successo della prima all'Auditorium Guido d'Arezzo, l'appuntamento è stato con il concerto di Natale al Teatro Petrarca dell'Orchestra della Toscana, diretta appunto dal maestro Donato Renzetti. Sul palcoscenico un programma che corrisponde ad una gioiosa festa dell'ascolto con due grandi capolavori. Abbiamo due sinfonie di due grandissimi autori, Mendelssohn e Beethoven. E la prima è l'italiana. Perché si chiama italiana? Perché Mendelssohn fece un viaggio in Italia e rimase molto impressionato del nostro folklore, tant'è vero che l'opera sinfonia finisce con un saltarello, una specie di tarantella. E il secondo tempo in particolare perché lui fu impressionato da un funerale a Napoli, questi cavalli, si usavano i cavalli con i pennacchi, e scrisse questo adagio vedendo proprio il caro funerale che poi scomparve dietro una strada. Quindi un poema sinfonico, tra virgolette, sull'Italia. La seconda è una sinfonia particolare delle nove sinfonie di Beethoven, perché è l'unica che non ha una storia precisa, ma è, diciamo, come lo diceva Wagner, l'apoteosi della danza. Sentiremo dei ritmi di danza, si può ballare, essendo vicino al Capodanno e Natale. È un augurio che il nuovo anno porti sempre cose nuove, belle e soprattutto di cultura.